Eder. Mech. Pallister. Nelle prime ore di venerdì 26 aprile, Milano è stata scossa da un tragico evento. Johnny Suleimanovic, un ragazzo di 18 anni, è stato assassinato in via Varsavia, vicino all'ortomercato. L'omicidio, avvenuto poco dopo le 3 di notte, ha visto Suleimanovic colpito al torace da 4 proiettili. Nonostante l'intervento tempestivo dei soccorsi, il giovane è deceduto poco dopo il suo arrivo all'ospedale policlinico. La Polizia di Stato, sotto la guida del primo dirigente Alfonso Iadevaia della sezione omicidi della squadra mobile, ha immediatamente avviato le indagini. L'attacco è avvenuto quando, secondo testimoni, alcuni colpi di arma da fuoco sono stati esplosi in via Varsavia. La polizia e un'ambulanza sono intervenute rapidamente, trovando Suleimanovic con 3 ferite da arma da fuoco al torace. Le indagini preliminari suggeriscono che Suleimanovic fosse in un furgone, forse dormendo con una donna, quando è stato avvicinato e attaccato da 3 o 4 individui. Questi aggressori hanno danneggiato il veicolo e sparato, colpendo il ragazzo 3 volte al torace e 1 volta al braccio. Questo brutale omicidio ha gettato una luce cupa sulle strade di Milano, lasciando la comunità in cerca di risposte e giustizia. Gli investigatori sono ora impegnati a ricostruire la dinamica e a identificare i responsabili di questo atto violento, nella speranza di portare pace alla famiglia di Suleimanovic e alla città. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale!